La nostra idea istituzionale è stata sconfitta il 4 dicembre. Quell'idea è stata combattuta a destra come anche da una parte della sinistra che ci ha accusato di deriva autoritaria. Oggi la situazione è una situazione profondamente diversa. Non dico rispondo al fondo di stamani mattina di Ezio sul colpo di mano a proposito del voto di fiducia, che io non sono d'accordo col giudizio. Apprezzo che Mauro, a differenza di altre persone, abbia una grande coerenza del percorso e spieghi perché quello è un colpo di mano e non un colpo di Stato. Oggi noi abbiamo dei giornali che scrivono che questo è un fascistellum. Noi oggi abbiamo una torsione verso l'assurdo di commenti che ci definiscono come fotocopia del fascismo. Io non so se ci rendiamo conto di che gravità è questa frase. Questa legge elettorale prevede la possibilità di introdurre i collegi in misura minoritaria rispetto a quelli che erano con la legge Mattarella, che sarebbe stato molto più serio. Anziché avere il 100% di proporzionale, hai il 36% dove si sceglie sul collegio e il restante 64% sempre col proporzionale. Dove sia l'elemento fascista dell'avere i collegi sfugge. Ritengo la posizione del voto di fiducia una possibilità del dibattito parlamentare. Andare a spiegare a Di Battista e a Di Maio che Alcide De Gasperi ha utilizzato questo strumento è un po' complicato, perché non vorrei che lo prendessero per un dittatore venezuelano qualsiasi, ma Alcide De Gasperi è una colonna della democrazia di questo paese, anche per chi viene da esperienze diverse. Dico che il Rosatellum, avendo il 36% di collegi, è un po' meglio che il Consultellum. Non è il nostro modello, è un po' meglio. Ah, ma non si può mettere il voto di fiducia sulle leggi che riguardano i diritti. Rivendico di aver messo il voto di fiducia sui diritti civili, perché senza il voto di fiducia non sarebbe passato. Le foto di oggi dei 5 Stelle in piazza che contestano, dicendo che la legge attuale andava bene e questa è un colpo di mano contro la democrazia, sono le stesse immagini dei 5 Stelle che 2 anni fa dicevano le stesse cose per la legge che ora difendono. Rimane un voto segreto alla fine. Perché sullo Ius Soli non la mettete la fiducia? Questo che...